Alle ore 21:50 del 3 maggio 2024 i quattro moschettieri si accingono a trascorrere una delle ultime notti tutti insieme dentro al nido. A sinistra, tra i due angoli, c'è il piccolo nido bianco. Subito sotto ci sono gli altri tre, tutti ammucchiati, tutti insieme appassionatamente. L'immagine sporca e dipende dalla telecamera, ma soprattutto da chi le trascura la manutenzione. Questo bisogna dirlo. E credo e spero che siano sazi. Se si muove uno, si muovono tutti gli altri. Avete visto? Sono incastrati. E poi, dopo qualche mese di lezione di caccia, ognuno volerà verso il suo destino, chi da una parte, chi dall'altra. Ogni tanto li vedremo qui sul terrazzo per qualche sporadica visita, ma sempre meno, fino a sparire del tutto. E purtroppo ci vorrebbe una telecamera invisibile che potesse seguire ognuno di loro e vedere cosa fanno, cosa non fanno. Ma è meglio che non ci sia, perché staremmo sempre in ansia, perché purtroppo è probabile che uno o due di loro facciano una brutta fine, se è vera la statistica che dice che solo il 50% dei nati arriva a compiere un anno di vita. Questo è molto triste, ma a volte l'inesperienza. Ricordiamo che 1 o 2 anni fa uno dei nati andò a sbattere contro i vetri di un grattacielo e morì, per esempio. Purtroppo succedono queste cose, quindi vabbè, si sta per concludere questa ennesima bellissima avventura. Auguriamo a loro tanto bene, auguriamo alle potenziali prede di sfuggire alla cattura, perché poi noi facciamo il tifo per loro, ma se facciamo il tifo per loro, non lo facciamo per le vittime. In realtà, chi ama gli animali dovrebbe entrare in un conflitto di sentimenti, anche perché le vittime di solito sono uccelli non predatori. Oddio, i rondori sì, predano gli insetti, ma li predano. Ma i piccioni no, per esempio, i merli no. Oddio, i merli qualche verme se lo mangiano e quindi all'occasione diventano predatori pure loro, meno appariscenti forse, meno sanguinari. Ma la natura, che a tanti piace, a me non piace, a me non mi incanta con le sue foto da cartolina, coloratissimi, prati, fiori, farfalline, non mi incanta perché dietro c'è una realtà tragica e mostruosa al tempo stesso, che non si può accettare come invece dicono tanti, si può solo subire, ma non accettare, perché ciò che è crudele e malvagio non andrebbe mai accettato. Purtroppo non possiamo fare niente e al limite possiamo soltanto subire e basta. E con queste pillole di saggezza io vi saluto.